Sì, e parlo proprio con te. E se ti dicessi che questo nel 2022, dopo la sigla. Amici di Dottore Apple Italia, benvenuti in questo nuovo video, intro un po' diversa dal solito per introdurvi l'argomento di oggi, ovvero parliamo di iPhone 8 nel 2022. 2 anni fa feci uscire un video dove vi spiegavo i motivi del perché iPhone 7 aveva ancora un senso nel 2020, ve lo linko qui sopra nelle schede. Oggi purtroppo con iPhone 8 non si può fare lo stesso discorso. Mi spiego meglio. Di recente alla WWDC 2022 Apple ha presentato iOS 16, un sistema operativo completamente rivoluzionato con moltissime novità e ha fatto vedere i modelli compatibili con il sistema operativo. Tra questi figura come ultimissimo modello disponibile tra quelli vecchi iPhone 8. Ciò significa che iPhone 7 è stato completamente tagliato fuori e se paragonato alla vita di iPhone 6S che aveva ricevuto aggiornamenti fino a iOS 15 ma aveva un anno in meno, diciamo che Apple ha deciso di tagliare precocemente iPhone 7 dalla lineup di modelli compatibili con iOS 16. Questo dovrebbe farci un po' riflettere. Quindi la mia domanda è: ha senso nel 2022 acquistare un iPhone 8? La mia risposta, ve la spoilero all'inizio, è no, ma vi spiego anche il perché. Presentato a settembre 2017, quindi nell'anno del decennale di iPhone, iPhone 8 monta un chip Apple A11 Bionic e soprattutto sul modello piccolino, quindi quello da 4,7 pollici, monta 2 giga di RAM. Ora, io l'ho utilizzato fino all'altro ieri e per operazioni banali, quindi navigazione, mail, messaggistica, funziona ancora egregiamente, ma ho iniziato a notare, soprattutto dopo gli ultimi aggiornamenti di iOS 15, qualche leggero rallentamento, quindi a volte inserivo un nuovo contatto, ad esempio in rubrica, perché era un telefono che utilizzavo principalmente per lavoro, e notavo che a volte faceva fatica a ricevere il comando, a volte l'applicazione si bloccava, quindi diciamo che non è propriamente al top delle performance. Tra gli altri aspetti da analizzare in questo video c'è sicuramente la presenza sul mercato da ormai 2 anni di iPhone 6, introdotto nel 2020 con un modello che ricalcava totalmente l'iconica forma dei vecchi iPhone, quindi dal 6 all'8. Apple sta spingendo molto sulle vendite di questo device, che nonostante un design ormai superato e obsoleto, riscuote ancora tantissimo successo tra diversi utenti. Il fatto che Apple spinga molto su iPhone 6 lo vediamo principalmente dal fatto che lo ha dotato, ad esempio nel modello del 2022, dell'ultimissimo chip A15 Bionic, disponibile anche sui modelli di fascia alta iPhone 13 e iPhone 13 Pro. Ovviamente la fotocamera è sicuramente il punto di forza di questo nuovissimo iPhone 6. Io adesso vi lascerò delle varie schede prese da Wikipedia di comparazione tra iPhone 8, iPhone 6 2020 e iPhone 6 2022, per farvi vedere anche le varie differenze tra un modello e l'altro. La cosa che salta all'occhio tra iPhone 8 e iPhone 6 2022 è sicuramente la capienza della batteria. Infatti, se passa da 1820 mAh per il modello 8 a 2820 per il modello del 2022. Questo sicuramente permette ad iPhone 6 2022 di avere un'autonomia maggiore rispetto al fratellino del 2017. A parità di utilizzo sostanzialmente non vi cambia niente perché comunque un iPhone dotato di Touch ID permette di utilizzare con una mano il dispositivo, vi permette di fare tutte le cose che normalmente si fanno, quindi messaggistica, telefonate, visione di video su YouTube, rispondere a delle mail, navigazione su Safari, quindi tutte operazioni che comunemente si possono fare con un qualsiasi tipo di smartphone, con in più sicuramente il valore aggiunto della maneggevolezza.
Il Touch ID è sicuramente uno di quegli aspetti che piace parecchio a molti utenti, soprattutto a persone di una certa età che non hanno voglia di imparare le nuove gesture degli iPhone con il Face ID e quindi vogliono rimanere ancorati, diciamo, in una sorta di limbo del passato. Personalmente, quello che critico di iPhone SE 2022 è il prezzo ed è sicuramente proibitivo. Se voi pensate che il modello entry level della lineup di Apple costa 529 euro, secondo me è da fuori di testa, lo dico proprio tranquillamente, perché non è possibile che un telefono che comunque ha lo stesso design che viene proposto al 2015 ha sì un motore incredibile perché la 15 Bionic è montato sui telefoni top di gamma, ma è comunque pensato per un pubblico che non sfrutta le potenzialità di questo telefono. Quindi personalmente far pagare 529 euro quando dovrebbe essere il telefono killer per chi vuole un iPhone ma non vuole spendere tanto, credo che sia leggermente da fuori di testa, detto proprio francamente. Io vi posso sicuramente parlare di un'esperienza di utilizzo di iPhone SE ottima. Mi è piaciuto soprattutto il comparto fotografico perché con una sola fotocamera si possono fare davvero foto belle, filmati in 4K, registrati molto bene e soprattutto si ha la possibilità di utilizzare la modalità ritratto sia per la fotocamera posteriore ma soprattutto per la fotocamera frontale. Ovviamente questa funzione è limitata ai soggetti, quindi alle persone, non funziona con gli oggetti come ad esempio funziona sugli iPhone di ultimissima generazione. Praticamente la fotocamera ricalca un po' quella che era stata inizialmente la fotocamera montata sugli iPhone XR. Personalmente vi posso dire, se volete acquistare un iPhone con Touch ID e quindi rimanere nell'iconico design dell'iPhone, vi posso dire di rivolgervi a o iPhone SE 2020 oppure iPhone SE 2022. Questo perché vi potete garantire un dispositivo velocissimo, performante, ma soprattutto che avrà degli aggiornamenti di iOS ancora per molto tempo. Io mi auguro che questo video possa esservi d'aiuto per fugare un po' i vostri dubbi, magari sull'acquisto di un iPhone 8 oppure appunto un modello successivo. Il mio consiglio personale ovviamente è di rivolgervi se potete ad iPhone con Face ID, perché è sicuramente la tecnologia del presente ma anche del futuro, cercando di discostarsi leggermente da quella che è la sicurezza nell'utilizzare il Touch ID. Io vi ringrazio per aver visto questo video, vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un bel like, condividete, commentate se avete dei dubbi, vi rispondo sicuramente e vi ricordo di seguirmi sui miei vari social network, quindi Facebook, Twitter e Instagram, e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!